Ciao a tutti ragazzi, oggi ho tirato giù dal mio porta biciclette la mia Bianchi Record 745 montata campagnolo, perché voglio parlarvi di come si valutano le biciclette usate, in particolar modo le biciclette d'epoca. Dunque, per prima cosa, la cosa principale da fare è quella di cercare di stabilire l'esatto anno in cui la bicicletta è stata fabbricata. È chiaro che se ci troviamo di fronte a biciclette molto vecchie, magari dei primi anni del Novecento, 1920, 1930, ci aspetteremo condizioni del telaio molto rovinate, perché sono biciclette che ormai iniziano ad avere quasi 100 anni. Se invece il nostro interesse dovesse soffermarci su biciclette magari più recenti, come biciclette degli anni 70, come questa è del 1974, o bicicletta degli anni 80, è chiaro che andremo incontro a biciclette molto meglio tenute, con minori segni di usura. Una volta che abbiamo stabilito l'anno in cui è stata fabbricata la nostra bicicletta, che può essere d'epoca o semplicemente una bicicletta usata, andiamo a compiere una valutazione vera e propria del mezzo. Iniziamo la nostra valutazione da il telaio, ma vedremo poi che ci sarà un altro gruppo. Quindi possiamo dire che la valutazione della bicicletta terrà conto di due grandi blocchi, il telaio e la componentistica. Per quanto riguarda il telaio, le biciclette di una certa epoca, diciamo quelle antecedenti agli anni 80, sono generalmente tutte in acciaio. La particolarità dell'acciaio è che è un materiale molto resistente, ma che però può andare incontro anche a ruggine. Quindi la prima cosa da fare è verificare la tenuta strutturale del telaio. Si inizia passando con le mani lungo tutta la lunghezza del telaio, dal tubo orizzontale al tubo obliquo, al tubo della sella, alla forcella, per passare poi al carro posteriore. Si vanno a cercare ammaccature che compromettano sì il valore estetico della bicicletta, ma non di certo quello strutturale. Ma soprattutto si vanno a cercare eventuali cricche del telaio, eventuali piegamenti del telaio o addirittura qualche botta che la bicicletta potrebbe aver preso nel corso della sua storia. La cricca è sempre molto difficile da riparare, ma nel caso di telai in acciaio con qualche saldatura la si può rimettere a posto. Bisogna essere però molto bravi, oppure affidarsi a chi è uno professionista, uno specialista del settore. Una volta verificato lo stato del telaio, si passa, come dicevo, a quello della verniciatura. Queste biciclette, considerate, vengono tenute in luoghi molto angusti, in particolare quelle d'epoca, dove spesso la polvere e l'incuria possono rovinare la brillantezza e la lucentezza della vernice. La vernice, come dicevo, può essere asportata tramite sabbiatura e riverniciata, ma molto probabilmente con una buona politura di fondo riuscireste comunque a portare la vostra bicicletta agli antichi fasti. Quindi dovrete dotarvi di molta pazienza e di molto olio di gomito. Una volta apporato lo strato di telaio e verniciatura, è arrivato il momento dei dettagli relativi alle decalcomanie. In questo caso una decalcomania leggermente ingiallita dal tempo potrebbe dare anche più valore alla vostra bicicletta, in quanto gli dà quell'aura di bicicletta vissuta. Nel caso in cui però ci siano delle bolle dovute al caldo, al freddo, alle intemperie o alla mal conservazione del mezzo, in questo caso si possono anche asportare e rincollare sopra. Attenzione quando si rincollano le decalcomanie, perché è un'operazione molto delicata. Terminata la valutazione telaistica della bicicletta strutturale ed estetica, andiamo adesso a valutare le ruote del nostro mezzo. Innanzitutto assicuriamoci che ci sia corrispondenza tra ruota anteriore e posteriore, cioè che siano dello stesso anno, stessa marca, eccetera. Dopodiché misuriamo, facendo ruotare la ruota della bicicletta anteriore e posteriore, che il mozzo giri correttamente, che i cuscinetti siano ben funzionanti e che non ci siano magari scatti durante la rotazione della ruota. Assicuriamoci inoltre che i raggi siano tutti presenti e che non siano arrugginiti. Ok, a questo punto abbiamo un'analisi pressoché
completa di telaio, vernice, decalcomanie e ruote. Arriva adesso il momento più delicato, quello di andare a valutare la componentistica. Per prima cosa dobbiamo fare una ricerca storica e qui ovviamente, dato che va fatta immediatamente, dobbiamo avere anche una buona conoscenza di quelle che sono le marche, di quelle che sono i componenti e di quando sono stati emessi nel corso degli anni. Si va cioè a vedere se la componentistica con cui è stata accessoriata la bicicletta che andremo a comprare è corrispondente al modello, ma soprattutto al periodo storico. Altra cosa da valutare è che ci sia congruenza fra tutti i componenti, cioè non è che ci può essere un componente degli anni 80 e un componente degli anni 60. Quindi valutare la giusta collocazione storica dei nostri componenti sulla bicicletta. Il consiglio che vi do è di dividere la componentistica in due grandi gruppi, quelli deteriorabili, come ad esempio e la parte dell'impugnatura del manubrio che io ho sostituito, e le calotte dei freni, la sella, i copertoni e quant'altro sia deteriorabile nel tempo, come ad esempio le guarniture, e iniziare da qui. Queste infatti sono facilmente sostituibili con una spesa ridotta. Una volta valutata l'integrità, la congruenza storica di questi pezzi, andiamo ad esempio a valutare anche la componentistica, quella non logorabile, fatta di pezzi d'acciaio, alluminio e quant'altro. Tanto per dare un senso logico alla valutazione della componentistica, inizieremo a valutare i componenti ad esempio dai freni, dalle leve, dal movimento che fanno le leve, quindi dalle molle, dal movimento frenante in sé, e poi piano piano ci sposteremo sempre più verso il retrotreno, passando dal manubrio, dalla pipa del manubrio. Attenzione che non ci sia mai ruggine, questo è un componente molto delicato, e in particolare una volta valutata la pipa andremo poi a valutare anche la serie sterzo. Ovviamente non possiamo smontare in loco la serie sterzo, ma magari possiamo andare a vedere come ruota lo sterzo sollevando la bicicletta e girando il manubrio e la forcella a destra e a sinistra. In questo caso valuteremo se il movimento della serie sterzo è abbastanza fluido e se i cuscinetti funzionano. Dopodiché scendiamo alle manopole del cambio che troveremo nelle biciclette d'epoca sul tubo obliquo. In questo caso verifichiamo che ci sia congruenza componentistica, come si diceva prima, storica. Iniziamo a cambiare affinché ci sia giusto movimento delle leve e spostiamoci infine alla guarnitura. In questo caso andremo poi a valutare, oltre l'usura delle corone, anche la fluidità del movimento centrale, alzando la bicicletta e dando un paio di giri. Qui ci vuole orecchio esperto perché dovremo sentire eventuali blocchi o frusci anomali. Dopodiché ci spostiamo sul retrotreno della nostra bicicletta e andremo a fare la stessa analisi però sul cambio. Anche qui assicuriamoci che ci sia corrispondenza tra la guarnitura e il cambio posteriore, che siano della stessa marca e ovviamente cronologicamente ben posizionati, e iniziamo a girare, fare girare la ruota, girare i pedali, dare qualche cambiata. Questo è un esame abbastanza veloce che in sede di acquisto potrebbe già evidenziare qualche problema. Altro aspetto da non sottovalutare è sella, tubo reggisella e morsetto che regge la sella. Questa è una delle parti più delicate delle biciclette, anche con telaio in acciaio, perché potrebbe presentare ruggine o qualche sfogliatura. In questo caso dobbiamo sempre prestare attenzione perché in particolare se il tubo della sella non è stato ben oliato, quando andremo a toglierlo, potrebbe non uscire facilmente, ma soprattutto potrebbe rovinare questa parte del telaio. Altra parte molto importante è andare a vedere eventuali saldature del telaio che potrebbero col tempo magari essersi rovinate. Ok ragazzi, questi semplici consigli servono per valutare la bicicletta nel momento in cui la si vede dal venditore. Sono norme semplicissime che però possono aiutarvi nello scongiurare eventuali fregature. Quello che vi dico e il consiglio che vi do è quello di andare sempre di persona, non fatevi mai inviare delle foto, ma valutate col vostro occhio. Questa bicicletta, ad esempio, sono andata a vederla direttamente a Reggio Emilia e con un'analisi abbastanza approfondita sono riuscito a farmi togliere 50 euro perché questa bicicletta comunque aveva alcuni piccoli aggiustamenti che richiedevano una spesa aggiuntiva. Quindi ragazzi, a questo punto direi che è tutto. Se volete degli altri consigli o se volete suggerirmi altri metodi di valutazione dell'usato, in particolare di biciclette storiche, fatemelo presente qua sotto in descrizione, anzi nei commenti. Noi ci vediamo al prossimo video, buon allenamento e alla prossima, ciao!